Ed eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Tutti Amici. Oggi continuiamo, ospiti, curiosità, novità, ma soprattutto parliamo di musica. E allora è venuta a trovarci un'amica oggi che insomma conosciamo molto bene. Per fortuna è arrivata dopo un sacco di tempo, streaming, non streaming, si ritorna alla grande. E poi lei è una del settore. E allora diamo il benvenuto a Silvia Naima Pirani. Ciao Silvia! Ciao a tutti, come stai? Benissimo, tu come stai? Beh, io sì, sto bene, adesso sto bene. Era un po' che non te lo chiedevo, che non ti vedevo. Ma diciamo che abbiamo dovuto rimandare per un paio di anni. Ma giusto così, no? dietro l'angolo. Secondo dietro me tanti casa. Hanno rimandato tante cose. Come stai? Come sta andando? Come va con la musica? Allora, devo dire che sta andando molto bene. Per fortuna quest'estate è ripartita alla grande, è un'estate pazzesca e siamo tutti contenti. Oh, sì. Finalmente, insomma, per fortuna, anche perché si sa, musica, non musica, poi nel nostro settore... Ne ha sofferto molto. Già. Comunque adesso si va bene. Si gira, si va, si viaggia, musica. A proposito, si va, si viaggia, musica, non musica. Ho visto che stai facendo un sacco di cose, un sacco di eventi, date, poi tra un po' ne parleremo. Ma una parola chiave per te. Di lunedì, cosa succede di lunedì e soprattutto perché di lunedì? Di lunedì nasce un po' così per gioco e per scherzo, ma soprattutto perché me lo sono sognato. Io ho queste illuminazioni che belle o brutte non lo so, durante la dormiveglia. Quindi... tengo sempre il telefono in parte perché così non mi scappano le idee. E ho registrato questo ritornello e ho sognato anche il suono questa volta. E ora ho chiamato i miei bracci destra di fiducia, che sono Valerio Carboni, che è il mio produttore, e i miei arrangia, nonché definisce le varie cose che ho nella testa. La cosa bella di Valerio è che ti legge nel pensiero, ma non solo a me, a tutti gli artisti. Diciamo che lui è il big della coppia perché lui lavora con i grandi e poi lavora anche con me, grazie Vale. E poi c'è Matteo Tisato, che è praticamente esattamente lui, questo è Valerio Carboni nel suo studio. Hai visto che regia che abbiamo? Mamma mia, sei bravissimo. E poi c'è Matteo Tisato, che lui è una persona che mi ha praticamente iniziato al mondo dei brani inediti. Il primo l'ho proprio fatto con lui, sì. E tuttora collaboriamo insieme perché è un bravissimo scrittore di testi. Ovviamente io metto sempre lo zampino, quello mi piace, quello mi piace. È giusto. E insieme riusciamo a fare queste cose che a me piacciono molto. Poi qualcun altro spero che sia della mia stessa opinione. Sì, assolutamente. Io sì, cioè, sicuramente. Beh, io sì. Cioè, tu sei di parte, Alen, lo so che tu mi ascolti volentieri. No, certo che sì, ma poi soprattutto raccontaci un po' come... Allora, anzi, io farei una cosa. Andiamo a commentare questa foto qua, nonché la copertina del disco, che ho visto oltretutto dei guantoni. Adesso andiamo allora, a vedere. Allora, quei guantoni sono bellissimi. Oh, come mai poi i guantoni? Cioè... Allora, la frase che ha ispirato il video è praticamente è quella che dice: giochiamoci un round. Okay. E da lì è venuto fuori tutto il contesto box barra appunto ring. E niente, la metafora della lotta che c'è tra uomo e donna, praticamente. Certo. Perché diciamoci la verità, è una lotta. Sentiamo il campanello. Allarme. E quindi c'è questa metafora della vita normale, della life, con quella poi del ring. Certo. E questi guantoni hanno ispirato poi quella che è tutto un po' la color correction, i costumi del video, tutto si aggira un po' intorno a quelle sfumature. Ma curiosità, mi è arrivata voce così a caso, no? Che tu per fare poi questo video ti sei dovuta preparare duramente, no? Volevo essere abbastanza realistica nel tirare pugni, cosa che non ho mai fatto, tra l'altro. Cioè, spero che si veda da un po' dall'estro che ho, io pugni non ne do. Ma adesso potrei, perché sono andata un mese a fare lezioni di box, perché ecco, volevo essere credibile, come gli attori veri. È giusto, bisogna, bravissima. E poi c'è una cosa da dire, che mi sono appassionata, tuttora continuo. Quindi, come insomma, regia, non regia, state tutti attenti. Tra l'altro, volevo ringraziare tantissimo chi mi ha seguito. Sì. Abbiamo tra l'altro, tra questi, anche un campione mondiale. Possiamo nominarlo? Cioè. Certo. Allora, il mio allenatore è stato Alberto Zampieri, che sì, lui opera in zona Venezia. Per quanto riguarda le riprese, sono stata aiutata da niente proprio di meno che Cristian Sanavia, che è stato campione mondiale della serie e mi ha prestato la palestra dove lui appunto va a fare le lezioni, che non è sua, ma comunque si appoggia in questa palestra di vicino a Piave di Sacco. E quindi ringrazio questi preparatori atletici e queste persone che mi hanno aiutato a realizzare sia la mia parte fitness che la parte poi di realizzazione del video. Beh, insomma, mica roba da poco, eh? Cioè, nel senso, anzi, qua andiamo anche a vedere, perché hai nominato dei nomi importanti, quindi insomma, curioso, vediamo se la regia ha qualcosa. Eccoci qua. Ecco, questo è Cristian Sanavia, che è appunto
lui ha vinto, è proprio un campione mondiale dei pesi medi, se non erro, e quella è la, sua, la sua cintura. Intanto sicuramente adesso sarà diventata più forte di Christian, secondo me. Madonna! Così, no, in un mese. No, beh, sicuramente comunque è bella questa, questa idea, questo progetto che hai voluto mettere in piedi, quindi musica chiaramente in primis, però poi arrivare anche al videoclip preparato. Ovviamente nei social ho ringraziato sia loro che le palestre, certo, che mi hanno aiutato, quindi Alberto che è il mio appunto allenatore. Alberto, bravo Alberto. Ecco. Alberto, aspetta, domanda per Alberto. Alberto, dimmi una cosa. Quando ci siamo, facci un sms WhatsApp a questo numero che vedi qua sotto e ci devi raccontare qualche aneddoto. Quando è arrivata Silvia, no? Cioè, in che modo ti ha spiegato questa cosa, in che modo hai detto va bene, facciamolo, proviamoci, e soprattutto è brava? No, perché vogliamo saperlo, vogliamo saperlo, quindi ecco, mi raccomando, scriveci. Diciamo che sono migliorata dall'inizio, sono migliorata. Beh, diciamo che in ogni caso io non vorrei provare un pugno di Silvia, cioè, ma guarda quindi... che è pazzesco, perché un pugno anche di una donna, cioè se fatto bene non è... cioè io credo, cioè per fortuna non ne ho mai presi e spero di non prenderli, però ti credo sulla parola, certo, perché bisogna sapere in teoria, no, dove, come colpire. È proprio anche una questione di tecnica, di come muovi il braccio, e quindi se tu dai anche una rotazione riesci a essere più incisivo, diciamo. Aspetta, vediamo se... no, dico, non si può vedere, però per fortuna abbiamo comunque 1,5 metri di distanza, quindi mi salvo. Sì, veniamo noi, prima di andarci ad ascoltare il tuo progetto, raccontami eventi, musica, spettacoli. Allora, io pubblico sempre dove sono, sui social, quindi in Instagram e in Facebook. Potete trovarmi sia nelle storie che a volte nei post. Per esempio, scorri un attimo, sì, andiamo la settimana scorsa ho pubblicato, vedi questo, This Weekend, quello con il rossetto, eccoci qua, e erano gli appuntamenti della settimana scorsa. Ovviamente in questi giorni pubblicherò quelli di questa settimana. Bello. E settimanalmente aggiorno appunto queste informazioni, e poi insomma tutti i giovedì sono ad Araba e tutti i venerdì a Selva, quindi montagna, mare, un po' di qua, un po' di là. Certo, sicuramente montagna, mare, città, Verona, non Verona, chi più ne ha più ne metta, finalmente insomma tutto riparte. Io lascio a te l'ultima parola per i saluti e poi finalmente, amici a casa, ci ascoltiamo il nuovo progetto di Silvia Naima, in arte si chiama Di Lunedì, ma prima prego Silvia, prego. Allora ragazzi, grazie mille per l'ospitalità, grazie Len, grazie a Radio Adige, alla prossima, non vedo l'ora. Evviva, grazie, ciao Silvia, ci vediamo presto, ciao, e grazie a voi che come ogni giorno ci ascoltate. Adesso però, raga, alzatevi in piedi, alzate il volume, allora musica, perché Di Lunedì, Naima, evviva la musica. Papa The Volume DJ! Sei tu e finisce l'amaro e comincia la sete e mi do.
she said.